Ultima edizione di Stadiones Studio Marco Gullà. È stata una partita strana, persa per 5-3, ma una partita che probabilmente lascerà dei segni in negativo, perché non si può perdere 4-0 dopo soli 45 minuti, e in positivo perché nella ripresa è venuto fuori il carattere del Palermo, rientrato prepotentemente in gara grazie alla doppietta di Micoli e al gol di Hernandez. L'Inter vince 5-3, ma la sconfitta a San Siro contro la squadra capolista schiaccia sassi tra le mura amiche ci può stare. Le note Dolens arrivano dal primo tempo e incredibile come il rosa abbiano subito la scarica dei nerazzurri senza poter reagire. Eto prima, Balotelli dopo, ancora Balotelli e poi ancora Eto. Quattro ganci che abbatterebbero chiunque, ma no, il Palermo, che nella ripresa ha saputo reagire, non si è mai arreso e ha sfiorato l'impresa, portandosi ad un solo gol dal clamoroso pareggio. Una serata, una prestazione, quella di ieri, da archiviare, non prendere più in esame. Gare come queste vengono definite speciali e non possono essere prese in considerazione. Alla fine, comunque, la sconfitta che non compromette il cammino del rosanero. Sentiamo adesso le parole di Zenga e degli altri intervistati. Palermo che tornerà ad allenarsi oggi in vista del match di domenica prossima al Barbera contro il Genoa. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.